Mi parli con quegli occhi, ti chiamo mami. Ho chiesto aiuto ma ora non ti domani. Mi faccio il culo ma ne conto no mani. Ma stai sicuro che ci arrivo? Ciao ragazzi, fine la merda, fa l'amore. Muori, ma devi morire. Qua vuoi. Wow. Oh raga, questo capoplagio facciamo subito perché com'è che è? Facciamo subito Spectraman. Spectraman. È partito. Scusate, le vecchie abitudini non muoiono mai. Come non muore mai la vecchia abitudine di plagiare pezzi americani che vanno di successo. Allora, l'ha fatto Draft Gold e gli ha detto: ma l'hai copiato uguale? Sì, frate, ma era troppo figo, non potevo non copiarlo. Sì, dai, citazione. Ho citato tutto, dall'inizio alla fine. Sapete cos'è il discorso? Non posso neanche mettere remix nel titolo. Se devono pagare. Se devono pagare i diritti. Allora il fottono. Sì. Ma copiamo, prendi un produttore, lo fai, gli fai fare, bravo. Però finché vai a copiare, sai, il gruppo sconosciutino di merda, poi arriva un certo capoplaza che non contento di quello che... Pronto, tre biscotte. E io volevo chiedergli il permesso, non rispondeva. Ah, capito. Dicevo, non contento del successo che sta facendo Capoplaza, i pezzi che sta tirando fuori ultimamente sono tutti molto uguali tra loro e copiati. Mettiamo da parte la questione view comprate non comprate, so cazzi suoni. Ma ormai è l'ultimo dei problemi, raga. Cioè inizia anche a fare cose. Io aspetto il pezzo con, vabbè, con Noise, poi ne parleremo. Quello vedremo, magari ha fatto, ma magari anche questo è bello, io non lo so. Oltretutto, ragazzi, io non conosco il pezzo di Travis Scott, perché non ascolto americano, soprattutto c'è Quavo, tutti quanti mi hanno detto guarda che pezzo è talmente copiato, poi proviamo anche a ascoltare dopo. Che palle, proviamo a ascoltarlo, vai! Cominciamo l'anno di BMH Records con un plagio di Draft Gold, con un plagio sto magazine, scandali su scandali di Capoplaza, compra di view, copia di qua, copia di là, quattro rime di me, non che gli altri di sto siano questi scrittori Gali. Ma che sia uno scrittore, non è Ernia Gali. Non è Saviano. Non è Ernia Gali. Ah, dico sì, che mica quello si fa le seghette a casa poi. Oh! Non cambierò mai. Produzione Ava. Ah, il mio amico Ava, che non posso parlare di lui perché non ho fatto niente confronto a lui in tutta la vita, quindi non posso parlare di una persona che è così troppo in alto. Minchia, fa le basi a Capoplaza. Copiate, che dici l'innovazione. Capoplaza. Oh, mani. Cos'è? Ma cos'è? Questo catamarano, cos'è? Non passi inosservato. Fumo un pacco. Bravo. Questi quali là sono pronti a decollare. Vai. Questi rapper tutti uguali. Tutti uguali. In giro, ma io non credo che spaccate. Credo dite le cazzate. Sì, c'è l'italiano un po' sbagliato. 10 collane al collo. Bravo. Tu non parla. Video veramente bello. Tu non mi conosci. Meno male. Ma penso non è bruttissimo. Parli, parli, poco mi interessa. L'unico carino è perché... Non lo so, io a me l'hanno detto, non ho sentito. Non mi piace quando cambiano gli accenti, non mi piace per niente. Oh Gesù Draft Gold. Eccolo. Cazzate. Ma è banale. A me mi ha annoiato. Io uno, ci lavoro. Quando finisce sta roba? Lo so, sempre troppo tardi. Che brutto sto autotune. Mamma mia, che brutto, brutto, brutto sto autotune. Bella sta macchinina, oh. Mi fa un botto ridere sta. Se manco i biker mice avevano delle... E quelli erano sorci del merda, eh. Che si vergognavano loro, figurati. E quello è il buon gusto. Non lascia mai... Ma quindi adesso Gali, che ti ha visto con Draft Gold, non è che si offende come i ragazzini delle elementari? Ah, sei più amico suo di mio, adesso non dicevo, lavori. Caccia lo sto per questo. Tanto cosa. Ormai le view ce le hai già, puoi andare, vai con lui, adesso non siamo più amici. Boh, a posto così, va bene. Vai con Draft Gold, come i bambini fanno adesso. Sicuro, guarda. Allora, sto pezzo in realtà è meglio degli altri. Sì. Però ho il dubbio che sia meglio degli altri perché, come dicono tutti, è stracopiato. Io vogliamo andare a sentire quel pezzo di Travis Scott. Sì, perché finora è il pezzo migliore di Capoplaza. Allora, guarda che pezzo. Mi ha annoiato, è tanto lungo però. Mi ha annoiato perché strada, ganga, money, cioè quelle le rime. Preciso.
Allora, a parte che c'è una musicalità proprio completamente diversa da Capo Plaza, ricorda molto il ritornello di My Side di Quavoli. Però non... a parte che loro le chiudono tutte con Side, a me lui e lui le chiude con fumo un pacco, bevo succo, faccio brutto. Cos'hai, la bambina di... tipo strutto. Non ho detto le rime su quelle di Capo Plaza. Voglio money, money, money per tutti i compagnoni qua. Pezzo diverso, però vabbè, raga, bevo il succo, fumo il pacco. Lui beve il succhino. Vabbè, gli piace. Sperando che non stia parlando del succo. Succo. Di cazzo. Allora, questo. Questi qua li lascia fare. Sono pronto a decollare. Sta parlando di noi, vediamo. Voglio sapere come fare. Questi qua mi stanno addosso, mi guardano troppo, poi si fanno male. In sto gioco noi sleali. Mica ci fanno i regali. Sono sceso sulla terra, fresco fresco, la mia nuova astronave. E tu, sono tutti alieni. Sì. Mamma quanto mi annoiate. Questi rapper tutti uguali. Questi rap tutto uguale. Ma perché è sbagliato? Perché è sbagliato a mettere. Perché quello è dislessico. Mamma quanto mi annoiate questi rapper tutti uguali. Cioè, ma tu hai fatto tutte canzoni tutte uguali, dove hai detto la stessa cosa e l'hai detta pure male. Comunque, ho fatto tutti grossi grossi in giro, manco sanno come vi chiamate. Vabbè, ci sei già tu che sei grosso. Io stai non scherzando. Credo che spaccate. Io non credo che spacchi. No, raga, io non ce la faccio leggere dei... Credo dite le cazzate. Io credo che tu magari a scuola ci dovevi andare, imparare un attimo l'italiano. Invece di andare nei live e dire di non andare a scuola, perché poi succedono queste cose. Ehi, voglio il ghiaccio al polso. Tutto ad ogni costo. Ad ogni costo. Solo che addosso quello. E poi quando parlavano di Fedez, che per arrivare a dove doveva essere il suo successo, tu hai fatto di tutto per arrivare lì, hai messo in culo la cosa agli altri, adesso sono delle merde. E adesso invece loro lo dicono proprio chiaramente: farò di tutto per arrivare al successo. Sì, sono sleale, voglio solo le marche addosso come una principessa. Bene. 10 collane a collo, tu non parlare troppo, nella Gucci sciroppo. Benissimo. È famiglia, non una comitiva. Sì, mi trovi con quelli di prima. Ritorniamo quando è mattina. Mai sentite ste cose? No. Nuovo disco, nuova vita. Prima stavo sopra una panchina, ma mi trovi in primo posto viral. Ma guarda, questa è l'unica questa rima bella. Carina. Tu no, non mi conosci. Fumo e vi vedo mossi. Vi lascio manco gli ossi. Sì, ehi. Ne ho preso i colpi, ma siamo ancora in piedi, non siamo ancora morti. Infiltrati, tutti alla tua festa. No. Le rime belle. Io non cambierò mai, no mai. Voglio andare lontano da qua. Lontano da qua. Beh, ha copiato il ritornello, infatti è molto carino il ritornello. Infatti, ritornello è copiato, il resto no. Sono a tavola col cazzo. Ah no, sono a tavola col diavolo. Nel telefono soltanto pute che mi chiamano. Strano, sembra sfera. Sì. Oggi pure me la cavo. Tu mi aspetti ma io scappo. Sono in gioco e ti rovino i piani. Sulla polo c'è un alligatore. No, è un coccodrillo, non è un alligatore. C'ho di tutto nello zaino Armani, c'ho di tutto. Un po' un rotolo di salsicce, c'ho dei Lego, Lego, una squadretta. Capo, ce l'hai delle salsicce? Ho la Basilicata intera, proprio la regione. Come fai a fare queste associazioni? Di tutto. Sei pazzo! Questi ragazzi sanno che cos'è la strada. Bello, calmo, non alzi le mani. Questi ragazzi sanno cos'è la strada. Non sanno cos'è la... Voglio money. Solamente per tutta money, la squadra. Ok. Fumogrammi. Ma è carino, però non li voglio per me, però per la mia gang. Fumogrammi mentre parli. Non ti cago, siamo già impegnati. La mia bocca spara. Cazzate, c'era sporca. No, non c'era. Troppo tempo che la bocca amara. Siamo avanti finché siamo in gara. Mi vuoi morto chiuso in una bar? No, vorrei un attimo chiuso in una scuola e imparare. Ah, ecco perché ha fatto il featuring con Nets Narcos. Ah, ecco. Sono uscito fuori dalla tana. Io ho cresciuto dentro la savana. Okay, ti amo mamma. Non mi sono perso per la strada. 4 alberghi in una settimana. Voglio tutto ciò che mi mancava. Questa è carina. Sì, raga, ma cioè rime veramente la terza media, eh. Cambierò vabbè, ma è il tuo pubblico. Sì, è il pubblico che quelli fortunati che hanno voglia di studiare arrivano e finiscono la terza media. Non so, rimando sempre un attimino per bella. È uno dei pezzi migliori. Fa un po' te. Sì, sì. Bello il video. Guarda, il video è veramente figo. La macchinetta di Biker Mice. Biker Mice da Salerno. Raga, il gioco non va avanti per molto, ve lo dico. Ma tu mi dici, sti rapper tutti uguali, ma annoiano. Tu i testi li rileggi i tuoi ogni tanto? No, perché sennò non li correggeva. A parte correggere i verbi, vabbè, ma sti cazzi, anche noi sbagliamo i verbi. Sì, ma non nelle canzoni, c'ho qualcuno comunque che mi riascolta i pezzi. Comunque ti aiutano, cioè ci facciamo aiutare. Ma esistono dei vocal coach, delle cose. No, ma anche esiste il dizionario. Certo, grammatica. Ma tu in tutte le canzoni dici le stesse cose e poi dici che noi rapper tutti uguali. Dici le stesse cazzate che tra l'altro dicono tutti gli altri. Copiato da altri rapper. Copiato da altri. E quindi di che cazzo stai parlando? È un gatto che si morde la coda e tutti quanti finiscono nel gattile. Di Crowder. Ma che si chiama? Il gatto di Schroeder.
Il gatto di Schopenhauer, sì, ho capito. Ma forse è andato a scuola anche io. Esatto. Ma più che altro, boh. Schrödinger. No. Raga, scrivetemi qua sotto di chi cazzo era sto gatto, non mi ricordo il gatto più. Di Shredder, vediamo come sta Shredder. Io vi saluto e ci vediamo la prossima volta con il prossimo orrore Capo Plaza. Se ti saluti, noi ti vogliamo bene, alla fine si vede che sei un bravo ragazzo, è figlio della nuova generazione, dei nuovi, del tempo di oggi, e io capisco che, come dice Bassi, ma come noi diciamo da almeno 2 anni ormai, raga, volete fare i soldi, li state facendo bene, però non è una cosa che rimane, questa cosa qui. È bello essere primi nel viral, è bello arrivarci, è bello senza fare comprarsi cose, le cose anche soprattutto sarebbe bello anche rimanere, cioè, ma cosa mi lasci di concreto, cosa mi lasci adesso, cioè, sei arrivato in un punto dove tu hai la possibilità di domani uscire e fare un discorso reale, che non sia non andate a scuola, lasciate perdere quelli che parlano. E invece mi dici sempre solo voglio i milioni, voglio i money, voglio la strada, voglio la roba di Marco. Non rimane. Hai rispetto della gente solo che ti vuole leccare il culo per dove sei in quel momento. Esatto. Anche i big che ti leccano il culo e poi alla fine parlano male di te perché lo sanno benissimo che quello che dici è una roba talmente scontata e irrilevante. Vabbè, ci stanno sul cazzo questi rapper che dicono sempre le stesse cose, mi annoia. Mi annoiano, tranne quando lo faccio io. Ciao.